di una proposta di legge sull'economia solidale, sicuramente ha necessità di essere sostenuto in questo periodo storico, nel momento in cui abbiamo bisogno di, come dire, di ritrovare elementi di coesione nuovi, di elementi di solidarietà nuovi, una legge quadro del genere sicuramente può essere di supporto. Le riflessioni che faccio io sono alcune. Uno, dobbiamo lavorare perché questo progetto non sia o non rappresenti solo magari interessi di nicchia o esperienze di nicchia più che interessi, ma possa essere l'occasione per far diventare un elemento diffuso, quello della solidarietà di rete, di comunità, di partecipazione, eccetera. No, non dimentichiamoci che questa tipologia di relazioni, anche nelle nostre terre, fino a dico, 40, 50, 60 anni fa, erano la regola. Abbiamo ampi territori del nostro, così, dei nostri paesi che erano dedicati a culture comuni, a attività comuni, le stesse latterie, le stesse cooperative sociali, ma anche le stesse banche nascono da meccanismi, le banche di credito cooperativo o simili nascono da questi meccanismi. Credo che la regione che ruolo può avere in questo momento? Beh, intanto di strutturare una norma che sia solida dal punto di vista normativo, che sia in grado di dare un quadro d'insieme, all'interno del quale poi si possono sviluppare anche ulteriori proposte normative che possono essere più puntuali e più attinenti a determinate iniziative, a determinati contesti. Per cui io credo che ci possa essere un supporto che viene anche in maniera sufficientemente bipartisan.